Melissa e Rania rappresenterete l'Italia al Junior Eurovision Song Contest. Intanto Esatto. benvenute. E il vostro brano si intitola Il mondo giusto e di cosa parla? Che messaggio volete lanciare? Allora, un mondo giusto è come se fosse un inno alla speranza, ecco, la speranza che qualcosa in questo mondo malato possa cambiare. Comunque con le cose belle, tipo la pace, l'amore, l'amicizia, la musica stessa, e che possano fungere come medicina, ecco. Sul palco invece porteremo la nostra suonellanza, la nostra voglia di far musica, la nostra voglia di dare speranza a tutti, la nostra voglia di dimostrare che la musica è medicina che aiuta in tantissime cose, ti rende una persona migliore, diciamo. Esatto. Ci potete anticipare qualcosa per quanto riguarda la scenografia? Lo In realtà no, perché sappiamo. scoprirete! Possiamo dire solamente che ci sarà il pianoforte, ma è scontato perché lo suono, quindi. Quindi invitiamo ad assistere alla vostra performance qui. Esatto, se volete Esattamente. scoprire tutti i dettagli, il 26 novembre dalle 3:50 su Rai Play e su Rai 2 è Due. in onda l'Eurovision. Votateci. Voi vi siete conosciute sul palco invece di The Voice Kids. Come è nata la Sì. vostra amicizia e la scelta di fare questa collaborazione? Allora, la nostra amicizia è nata fin da subito, nell'hotel dove stavamo tutti quelli di The Voice, sui divanetti, abbiamo iniziato a parlare e parlavamo sempre di più ed è nata un'amicizia. Esatto, la nostra amicizia, cioè nessuno aveva quell'amicizia come noi ce l'avevamo io e Melissa. Infatti è stato bellissimo diventare la sua migliore amica subito perché Meli è fantastica. Ed è bellissimo fare il Junior Eurovision con lei perché è tipo una seconda grande esperienza. Perché la differenza tra l'Eurovision e The Voice è veramente poca, solo che la responsabilità di rappresentare proprio l'Italia ce la dividiamo metà io, metà lei. Ma poi comunque è una cosa internazionale il JESC, quindi è molto molto impegnativo. Vi è capitato di seguire l'Eurovision Song Contest Io sono in una grandissima fan, sfegatata. Sì, anch'io l'ho seguito, infatti i miei preferiti dell'Eurovision Song Contest sono stati Mengoni e Maneskin, hanno spaccato, e poi la Finlandia di quest'anno, ciao ciao ciao, mi è piaciuta tantissimo. Io invece sono una fan super sfegatata, come ho detto prima, e secondo me la miglior canzone dell'ESC è Euphoria di Loreen e Tattoo, che sono sempre di Loreen, perché secondo me è un'artista bravissima e davvero bravissima. Invece, se Bravo. dobbiamo parlare dell'Eurovision italiano proprio, direi Maneskin, che secondo me hanno fatto la storia dell'Eurovision portando il rock con la Paolo con la R maiuscola sul palco e portandosi a casa la vittoria. Invece, quali sono gli artisti o le artiste che avete come punto di riferimento? Allora, i sono Mengoni, Alicia Keys, Aretha Franklin, Etta James, Stevie Wonder, Ray Charles, questi comunque musica black, ecco, la musica che mi appartiene è la musica americana, afroamericana. Invece, allora, io sono una grandissima fan di Ariana Grande, secondo me è una delle artiste migliori proprio cioè, secondo me è la migliore, appunto, e proprio in classifica accanto a lei c'è Adele, che le sue canzoni per me sono bellissime. Infatti, come si è notato adesso, i gusti tra me e Melissa sono i suoi più Datati, antichi, diciamo, più datati, black, datati. più datati, esatto.
che comunque sono bellissime, anche io li seguo, ma non come lo fa lei. E ci sono tanti artisti che ci accomunano, come tipo facciamo un esempio, Lady Gaga, che la seguiamo sia io che lei. Esattamente. Poi Amy Amy Winehouse, Winehouse, Amy ecco, Winehouse, Amy Winehouse. che anche lei ha fatto la storia del black. Sì. Insomma, Questi nomi veramente esatto. importanti e vi auguriamo anche di fare una carriera simile a quella di loro. Intanto vi faccio un grosso in bocca al lupo per questa esperienza e vi poso Viva il anche lupo! come trampolino di lancio per la vostra carriera futura. E forza Italia! Non vediamo l'ora di spaccare.